ti lavi la faccia nel letto, bagni le coperte. Quindi si scende dal letto, si mettono le babbucce se ci avete freddi i piedi, si va in bagno, ci si sciacqua la faccia con l'acqua fredda che ti sveglia, esatto. Giusto? Ok. Ci si lava i denti, o prima o dopo colazione, o prima e dopo, come volete voi. Si fa pipì, ok? Si prendono le vitamine, tutte le cosine, poi si mette su subito un pochino di BB cream, così, come se non ci fosse un domani, sì. Un pochino di mascara e un rossetto qualunque di quelli indelebili. Così quando vi guardate allo specchio già siete un po' meno depressi. Tutto sommato uno non si vede proprio una cessa. Poi il trucco è che sotto potete mettere i pantaloni della tuta da ginnastica, ok? Sotto. Perché tanto quando ci si guarda allo specchio in casa di solito c'è il mezzo busto. Sopra una magliettina carina la dovete mettere, per favore. Magari con la spalla fuori, così vi ricordate di essere donne. Specialmente se vivete in casa da sole, la quarantena la state facendo come me da sole. Esatto. Poi di autostima, no? Che cazzo, sì, sono d'accordo. Ma... poi vi lavate i capelli, quante volte a settimana? Beh, almeno 3 volte. Allora, visto che adesso non usciamo, non c'è lo smog, stiamo in casa, quante volte? Lo stesso 3 volte. 3 volte. Okay. Quanto sapone? Poco, vero? Poco shampoo. Quello poco, però bisogna lavare. Insomma. Sai che io ho imparato quest'anno che mi avete insegnato che lo shampoo va massaggiato solo nella cute. Io stavo anche a massaggiarlo qua tanto, no? No, nella cute non va proprio. Lo shampoo e il balsamo, scusami. No, lo shampoo. No, lo shampoo sotto non si fa proprio, si fa solo. Io sono 50 anni che lo shampoo lo faccio in tutta la testa. Hai capito? Perché noi siamo sempre un passo avanti. No, io non avevo capito che bisognava lavare solo la cute e poi sotto va di suo, di riflesso. Esatto, si lava automaticamente, perché più lo lavi e più sempre si elettrizzano, sempre il famoso problema dell'elettricità. Quindi non bisogna, perché sennò diventa effetto scopa. Esatto, perché sennò ti rischia di diventare. Va bene, dai, allora iniziamo, che oggi la voglio far veloce, così dopo la registro la metto online, così chi non la perde oggi se la guarda domani. Allora, okay. Effetto scopa. Ok, allora. Che faccio? Partiamo dalla base, spazzoliamo i capelli. Spazzoliamo i capelli. Con una spazzola così, giusto? Ma ormai non devo dirti più niente, guarda, cioè, basta, io me ne vado. Ma no, perché noi abbiamo già fatto una diretta, quindi ok. Ormai, ecco, perfetto, benissimo. Sembra quella della famiglia Adams, cugino It. Barba papà, praticamente. Cugino It. Ok. Allora, poi? Adesso invece prendiamo il phon, una spazzola di questa misura. Così? No, senza becco, assolutamente senza becco, perché il becco elettrizza i capelli. Poi, in particolar modo, il becco sottile, come quello che hai tu, è troppo diretto per i capelli e te li brucia. Quindi buttalo. Fantastico! È bello scoprire queste cose, è bello scoprire queste cose a 50 anni. Ok. Esatto. Quindi il becco elettrizza. Buttalo, tutti i becchi. Sì, tutti i becchi. Tendenzialmente il becco non benissimo. Bene, ma non benissimo. Di solito è fare becchi che elettrizza, non essere esatto, becchi. Però, come vedi, è proprio il becco il problema. Va bene. Allora, partiamo dal ciuffo. Una più piccola non ce l'abbiamo? Ok, perfetto, benissimo, molto bene. Allora, iniziamo a spazzolare indietro, quindi fondi qua, brava, e rotea la spazzola. Fai tu, 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 tu. Andando indietro. Esatto. Brava, rotea la spazzola. E si è bloccata! Lo sai che sono castrona? Non benissimo. Aspetta. Perfetto. Bravo, pazzesca. Sì, molto bene. Ecco, adesso fai così. Ok, poi vedi dove si apre. Ok. È che io ho l'effetto cotonato adesso perché mi stanno crescendo anche tutti i capelli nuovi. Ok. Ok, si è aperto. Bene. Adesso con il phon devi, sì. Bravissima, e taglia e rotola la spazzola e fai questo. Sì. Sì, brava. Brava. Vieni sì con la testa perché non ti sento. Sì. Ok. Jacopo, non è roba per te, stanno facendo la piega, forzati.
posto. Eh? Se ce l'hai un po' più piccola, è ancora meglio. La spazio. Sì. Bravissima, ecco, sì, questa già mi sembra più adatta. Vai. Vado di là? Vai. Brava, sì. Viene meglio quella piccola. E certo. E sai che te lo faccio anche di qua? Brava. Bravissima. A me però è sempre qua in mezzo che poi mi rimane un po'... E perché là c'hai la rosa. Allora, tu perché praticamente, oltretutto, quando si apre, se un tempo l'hai fatto da un lato, poi devi stare attenta a non farla andare dall'altro, perché se no ti si fa il baggetto qua, la virgola. Ok, quindi cosa faccio? Sto pezzettino qua lo riporto indietro? Esatto, riportalo indietro e poi rifai il movimento. Ok. Questa è la parte più difficile. Perfetto. Ah, adesso è venuto già meglio. Me. Ok, rifaccio questo pezzettino qui. Bravissima, che te lo dico a fare. Benissimo, adesso passiamo alla parte del ferro. Ok. Ma oggi vogliamo provare a fare anche quello stronzetto che abbiamo lasciato dietro l'altra volta? Oh. Sì. Bene. Facciamo passi avanti. Ma poi l'ho fatto l'altra volta, sai? Ah, ecco. Non ce la facevo andare in giro col codino. In giro intendi dalla camera da letto al soggiorno? Certo. Posso andare dalla camera alla cucina col codino dietro? Io non esco da una settimana, Io da una settimana che non esco neanche a fare la spesa. No, io infatti la spesa sono andato domenica. Sto cominciando a mangiare le gambe del tavolo io. Porca puttana, ma ti viene una depressione in giro che vabbè, lasciamo perdere. No, ma infatti se sto a casa sto da Dio, quando esco che mi piglia male perché vedo la gente in giro. Finché sto a casa mi sembra quasi una situazione, non ti dico, normale, però vabbè. No, però ecco. Quindi? Allora, bravissima, adesso, quindi dividiamo la testa in due. Vabbè, quella è già divisa in due. Tutta la testa. Ah, dietro, scusami, dietro. Così sai quello che devi lavorare e quello che non dobbiamo lavorare. Ok. Benissimo. Allora, adesso pigliamo il ferro, facciamo una divisione come un triangolo davanti. No, più piccola, prendi solo il ciuffo, la parte del ciuffo. Ah, solo il ciuffo, ok. Esatto. Ok. Bene, adesso ferro. 150 gradi? Ammettilo un po' di più. 170? 200, dai. Vabbè, mo' 150 però, dai, vado. Vabbè, va. Allora, vai, parti e gira. Vai, vai. Pazzesca, ma che te lo dico a fa? Ah. A me c'è un bravo maestro. Favolosa, mi piace, buona la prima. Vado, poi adesso andiamo avanti. Allora, brava, prendi quell'altro, brava. Adesso brava, pettiniamola e riproviamo. Dobbiamo rifare la stessa cosa. Ma ascolta, ma questo lo devo mettere vicino alla cute o un po' più avanti? Vicino alla Allora, testa o un po' più avanti? un dito di distanza dalla testa. Ok. Brava, sì, vai, giri. Brava, brava, gira, 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 gira giù. No, vabbè, ma io veramente, ragazzi, cioè, ma basta, me ne devo andare a casa. Stasera esco dal bagno e vado in salotto. Stasera tutti sul terrazzo, via.
Allora. Brava. Se quella ciocca è molto larga, la puoi dividere in due? No. No, non ce la possiamo fare. Via. Vada. Pazze. Bisogna andare più veloci, no? Sì, se ormai hai preso la mano. Sembro però, adesso in questo momento sembro un po' Irisa di Candy Candy. Te la ricordi la stronza? Sì, Temple. Sì, anche. Esatto. Ma era proprio... Però adesso, aspetta un attimo, perché io adesso questi se no me li mescolo con gli altri. Li tiro su con una molletta. Ma... Esatto. Niente, ci vediamo tutti da Giosquillo dopo. Esatto. Dopo tutti in diretta con Gio. Siamo donne. Ecco. Oltre le gambe. Io però ti posso dire con tutto che mi piace da morire, Gio, poi la conosco da una vita. Però porca miseria, come ballo dopo pranzo con Bob Sinclair. Sarà perché maschio? Sarà perché no, non hai capito, l'altro giorno stavo ballando sul tavolo da sola. Avevo il telefonino in mano, mi è caduto a disintegrare. Questo telefonino qua dietro è tutto rotto perché avevo tolto la custodia. Vabbè, niente. Ecco, e basta. Bob Sinclair mi fa sto effetto. Che ti devo dire? Beh, direi non male, ecco. Vabbè, perché è uomo. È arrivata la 40. Oh, la 40. Ciao, Cri. E con Moiraghi? Beh, sì. Ma sai che non ho ancora sentito. Ciao, Annalisa. Non ho ancora viste le dirette di Franco. Bravissima. A che ora suona? Annalisa, a che ora suona Franco? Allora, ok. Allora. Aspetta che devo prendere un'altra pinzetta però. Perché sto vedendo che qua ci stiamo perdendo in chiacchiere, vedi? Io quando parlo di Bob non capisco più un cazzo. Non si capisce più niente. Vai, alle vai. 18. Ah, ok. Ok, no, mettilo giù tutto. Questa io la rifarei però. Questa, eh? Sì, perché sennò ti viene proprio come le signore degli anni 60. Va. Allora, gira già, gira tutto. Sì. Meglio, meglio, non male. Ok, adesso lasciamo tutto così e passiamo all'altro lato. Non posso restare così che fa tendenza? Ma te l'ho detto, se tu fai tutte le dirette di profilo, è pazzesco. No, perché ci sono degli uomini a cui piacciono le donne lisce, altri a cui piacciono, io esco così me li faccio tutte e due. E no, tu dici, gioco io. No, c'ho più chance, mi giro così e li faccio così. Esatto. Poi mi giro dall'altra parte, sì, faccio così. Così fa più aggressivi, devo dire. No, quale, liscio? È il lato più wild, decisamente wild. Decisamente uguale. Vabbè, andiamo avanti. Allora, io te lo dico già, io da questa parte all'ingiù non ce la faccio. Ricomincia. Ma non ci riesco. Ma come fai con la mano sinistra andare all'ingiù? Scusami, eh. Allora, così. Prova solo, brava. Ok, gira il ferro. Brava, brava. Lo vedi che ce la fai? Ah! Oh! Sto facendo dei miglioramenti, dai! No, ragazzi, qua si migliora di giorno in giorno. L'altra volta non ce l'ho fatta proprio andare giù da sinistra a destra, eh. E lo so, ma ormai stai prendendo la mano. Al ritorno, se mai ci faranno riaprire, vieni a lavorare da me, praticamente. Posso? Posso venire a lavorare a casa Sham? Devi, assolutamente. No, non ci credo, sono emozionata che sto riuscendo ad andare giù da sinistra a destra. Pazzesca! Vai. No, però aspetta... No, sta andando. Brava, brava, va bene. No, oddio, sono emozionata, sto riuscendo a fare. Non c'ho parole. Grande fiume, sei pugliese? È certo, Annalisa, io dovevo che sia dalla Valle d'Aosta, ma lo senti? Sei pugliese, forza Taranto, ragazzi. Vai. Oh. Ma di che stiamo parlando? Cioè, no vabbè. Oh, la prossima volta facciamo la gara col cronometraggio, mi devi dare dei minuti e io ti faccio la messa in piega con il timer, io posso amare. Dai, adesso vado giù veloce, eh? Veloce? Aspetta, perché... Attenzione all'orecchio. Vai, gira.
tienilo un secondo in più questo. Ah no, dai, è andato. Tu sei emozionata per domani? Dio, che c'è domani? No, non si può dire, per favore, questa diretta, no, questa diretta qui la registro e va su tutti i social. 40, non lo dire, per favore. Le ho fatto un regalo. Sono terrorizzato. Allora, ti dico solo che le ho fatto un regalo. Eh? E domani le arriva a casa. E non dico altro. Non dico altro, per favore. Non entriamo nei dettagli. Vai. Non entriamo nei dettagli. Pazzesca. No, vabbè. Ok. Giù. Tu. No, vabbè. Basta. Manca solo un ciuffo. Uno stronzo, sì. Manca questo, giusto? Sì. Gli diamo l'ultima spazzolatina. Ma io sono emozionata che sono riuscita ad andare giù da sinistra a destra, cioè, ma hai non visto si può. Che ce la potevi fare tutta volontà. No, aspetta che ho preso il ciuffo già fatto. Vedi, quando uno canta vittoria... Vabbè, mo, per un ciuffo. Pronti? Sì. L'ultimo è venuto un po' così. Lo rifacciamo? No. Sì, amore, perché questo è proprio spinguato. Pazzesca, sì, ma adesso sì, direi di sì. Devo prendere l'olietto? Bravissima, adesso prendiamo un finish, che possa essere un olietto. Olietto pochissimo, ok. Adesso poco. Testa in giù. Allora, testa in giù. Tutto. Sì. Allora l'olietto dove va? Solo sulle punte? Dove va l'olietto? Solo lunghezze, sulle punte? Lunghezze e punte soltanto. Lunghezze e punte, ok. Vai, la pazzesca. Attenzione. Che ho fatto? No, quando sali, dico, attenzione. Siete pronti? 3, 2, 1, la leonessa, adoro. Bravi, adesso il ciuffo, sempre quel movimento. Così togli un attimino di elettricità. Di che cazzo stiamo parlando? Sei stupenda. Vabbè, cioè, basta. Allora, io ti direi di spettinarli ancora un po' qua. Bravissima. Sai che stavo per farlo? Sì, perché questi più stanno un po' scoglionati, meglio stanno. Mi copia la piega. Oh, arriva la 40, mo. Mi copia la piega, e te pareva. No, ma la mia scende. A me non piace anni 70, la mia troppo scende e diventa come ero ieri. Perché oggi poi ho fatto ginnastica e quindi ho sudato, ma fino a ieri... Sì, no. L'effetto un po' scoglionato ci piace a noi. In realtà è Fara Fawcett. Era Fara Fawcett, con la F, con la F di figa. FF. Adesso faccio il tocco finale, tanto poi dopo tra mezz'ora c'ho Giorgetto che ci insegna a truccarci, e metto un po' di blush rosa. Oh, ecco perché non ne riusciamo a fare meno. Un po' tipo Heidi. Esatto. Francesco, niente. So che dirti. Amore, sei stupenda. Adesso esco dal bagno verso la cucina o verso il salotto, devo ancora decidere. Non ma so io, se stasera ormai preferisco. Ti dirigo sempre solo verso la cucina perché continuo a mangiare come un porco, però va bene comunque. Il ciuffo davanti devi rifarlo. Quale, questo? Qua, ecco, sì, dai, rigira da sopra. Sì, c'ha ragione. La 40 è una rompipale, però ogni tanto c'ha ragione perché l'avevo visto anch'io che non è che mi convincesse tanto, Vai, gira. La 40 dice l'altro, ma secondo me l'altro sta bene. Perché vede la svirgolettata. Ma lei è precisa, capito? Lo sposti con la mano. A me piace un po' così. A me non piace preciso. Preciso. Chiediamo alla 40 che se per lei può funzionare. 40 va bene? Adesso è venuto in giù. Ora ok. No, mi fa morire.
dire la cri, ciao Jenna. Vabbè, allora la 40 ha provato. Il maestro è stato come sempre prezioso. Io vi saluto, che tra poco abbiamo il trucco. Che cosa abbiamo da fare oggi? Non lo so, qualcosa si farà. Ciao Franceschino. Ciao amore, grazie amore. Mille. Grazie, ciao, grazie ciao, amore. Ciao. Ciao a tutti. Ci siamo, seconda diretta, anzi terza, anzi quarta.